Sì, è una gran bella soddisfazione, ma a parte il discorso mio personale, a parte il discorso dei 20 anni, è una soddisfazione per questo gruppo nuovo, per questo nuovo progetto, per l'allenatore, per tutti i giocatori che si sono uniti all'Olimpia quest'anno e per quelli che c'erano già la passata stagione e hanno vissuto una stagione particolarmente travagliata. Io personalmente, più che tornare indietro a 20 anni, devo un enorme grazie a Livio Proli, che l'anno scorso poteva tranquillamente accompagnarmi alla porta, invece mi ha dato un'altra possibilità e quindi la soddisfazione che provo è onestamente devo ringraziare lui. Sì, sono 3 partite, ma secondo me è ancora abbastanza presto per tirare un giudizio definitivo su questo gruppo di lavoro. Quello che sentiamo noi è che è una squadra ancora in divenire. Abbiamo appena aggiunto 3 giocatori, fortunatamente non tutti e 3 assieme, ma a distanza di 10-15 giorni l'uno dall'altro. E questo sicuramente ha impattato sulla chimica di squadra, ma non a sufficienza per creare qualche problema nei meccanismi, fortunatamente. Forse il motivo è anche quello che dicevi tu, cioè questa squadra ha una cattiveria agonistica probabilmente superiore alle ultime versioni di Olimpia. Difensivamente, soprattutto in gara 1 e gara 2, a un certo punto sembrava davvero giocassimo in 6-7 in difesa perché eravamo ovunque con aiuti, con raddoppi e con uno spirito di sacrificio che forse da questo punto di vista è superiore a quello messo in campo nelle ultime versioni. Era un po' quello che cercavamo assieme al coach, che il coach voleva. Sicuramente nel terzo e quarto periodo Avellino è stata molto brava a rientrare e quindi non ci ha permesso di esprimere un altro concetto della nostra pallacanestro che in questo momento è molto premiante e cioè la velocità offensiva. Ma per fortuna dobbiamo ancora migliorare e come dicevo penso che si possano fare dei belli step. Intanto godiamoci questa soddisfazione. Sicuramente la Coppa Italia è un trofeo importante, ma è un trofeo di passaggio. È stata una conferma, la vittoria di questa sera, delle qualità che ha questo gruppo, qualità non solo tecniche, qualità fisiche, atletiche e in alcuni casi anche morali. Però è una conferma temporanea e gli obiettivi importanti sono ancora davanti a noi. Ne abbiamo almeno 2, sfortunatamente o per nostro demerito non siamo più in Eurolega e comunque sicuramente non possiamo competere con le grandi corazzate europee in questo momento. Per cui abbiamo due obiettivi importanti, da uno ci possiamo preparare per nei prossimi 2 o 3 mesi, sull'altro invece l'Eurocup, come dicevi giustamente tu, è un dentro fuori, Banvit è un'ottima squadra, per cui festeggeremo questa sera, ma non troppo perché mercoledì dovremo essere concentrati perché la sfida sarà veramente importante. Sì, Banvit anche lei è arrivata comunque in semifinale, quindi ha giocato venerdì e sabato, ha giocato 2 partite intense perché una l'ha vinta di poco e una l'ha persa di poco, per cui sicuramente non saranno neanche loro in una condizione fantastica da un punto di vista fisico. Abbiamo comunque 24 ore domani di assoluto scarico e poi comunque 72 ore per recuperare un po' di energie. Il roster è lungo, sicuramente lo sforzo di queste 3 partite si sentirà, però avremo modo e possibilità di ruotare anche nella partita di mercoledì i nostri uomini. Sono 14 giocatori, fortunatamente abbiamo 2 competizioni, quella europea e quella italiana, e poi già in prospettiva dell'anno prossimo, con 30 partite di stagione regolare in Eurolega e 30 nel campionato italiano, dovremo abituarci che il roster sarà lungo, gli impegni tanti e anche ravvicinati.